Lezione 3 de Il fiorista, creazione di una coroncina d'alloro semplice per lauree. Componenti essenziali, ovviamente l'alloro, ferretti per legarlo e soprattutto tanta, tantissima pazienza. Adesso vi mostro come crearla da zero. Seguite sempre una linea. Il lato delle foglie deve stare sempre da un verso, ok? Perché poi registrerete voi come piegarvela. Poi ovviamente regolatevi. La testa del maschio è più grossa di quella di una donna. Già così più o meno a una lunghezza accettabile per una testa, sì, più che accettabile. Vedete il taglio? Più o meno, ok? Adesso che la struttura, lo scheletro è stato fatto, si chiude e si aggiungono le foglie per farla diventare un po' più cicciottella. Fatto questo, adesso andremo a riempire ai punti ovviamente dove è rimasto più vuoto con tutto il resto delle foglie. Lavoro completato, ragazzi, con l'aggiunta di foglie da ambo le parti, eccole qua, e in più vi ho aggiunto anche qualche fiocchetto qui. Questa è una ragazza, ovviamente, però voi potete aggiungere pure peperoncini, bacche, quello che volete, insomma. Ecco il lavoro completato. Vedete? Ok, a posto.
Il tutorial finisce qui e ci vediamo al prossimo video.